Nonostante lo ammetto non ne abbia mai parlato tanto nel canale, negli ultimi anni, negli ultimi tempi ho avuto la possibilità di provare tanti proiettori, soprattutto quelli portatili, e tra tutti quelli che ho avuto la fortuna di poter testare ce ne sono stati ben pochi che in effetti mi hanno fatto accendere la campanella, no? In realtà quelli che mi hanno soddisfatto si contano sulle dita della mano. Perché ragazzi? Perché soprattutto nel mondo della videoproiezione è difficile trovare quel giusto compromesso, quel giusto, come dire, bilanciamento tra prestazioni, luminosità, magari portabilità quando si parla di proiettori portabili, e soprattutto versatilità, perché ci sono molti proiettori che magari sulla carta sono veramente molto potenti, soprattutto quelli fissi che superano la luminosità di 2000 lumen, che però poi sono animati da un sistema operativo veramente ridicolo e che richiedono per forza che venga connesso un altro dispositivo esterno, insomma diventa tutto un po' più complesso. E poi arriva XGIMI, non so, chiamatela come volete, perché questi cinesi mettono questi nomi sempre più complicati, che ha fatto lui, anzi ne ha fatti diversi, tra cui lui, questo, dietro di me, è l'Halo, ed è una figata per diversi motivi. Uno, è estremamente portatile. Due, ha un audio ottimo. 3, è tra i proiettori portatili con la luminosità maggiore. 4, signore e signori, e questa è la sua marcia in più, è animato da Android TV. E voi sapete quanto io amo Android TV. Ebbene ragazzi, avrete sicuramente capito di cosa si parla in questo video, cercherò di raccontarvelo nella maniera più semplice possibile, in modo tale da farvi capire anche gli usi che si possono fare con questo proiettore. Ve ne dico una: posso giocare a PlayStation 5 senza connettere la PlayStation al proiettore direttamente, ma utilizzando lo streaming in remoto, perché con Android TV si possono installare le applicazioni, tra cui anche quelle per il gaming via cloud. Ma ve ne parlo dopo che vi ho ricordato di iscrivervi al canale, attivare la campanella. Se vi va, discutiamone nei commenti. Voglio tanti commenti perché voglio sapere proprio il vostro punto di vista su questi dispositivi. E mi raccomando, iscrivetevi a Jits Deals, il nostro canale di Telegram, con il quale potrete avere accesso a centinaia di sconti tecnologici. Aperta e chiusa parentesi, se volete comprare questo, compratelo velocemente perché c'è uno sconto di 80 euro proprio a tempo limitatissimo su Amazon. Vabbè, comunque, iniziamo. Proiettore portatile molto distante dalla media dei proiettori cinesi, e lo è non solo in quanto a funzionalità, ma soprattutto per il suo design e di materiali utilizzati. Le forme sono molto eleganti e già dal primo approccio ci si rende conto che si tratta di un prodotto di qualità, caratterizzato da un processo costruttivo di fascia molto alta e materiali di ottima fattura. E poi anche molto compatto, perché è grande 113,5x145x171 mm, ed è così compatto nonostante integri una batteria che gli permettono di poter essere utilizzato anche senza l'alimentazione elettrica. Nonostante ciò pesa veramente poco, parliamo di 1,6 kg, ed integra nella parte posteriore un ingresso HDMI, una porta USB 2.0, e qui mi chiedo per quale motivo quelli di XGIMI non abbiano pensato a una 3.0, oltre che l'uscita per le cuffie, chiaramente il tasto d'accensione e l'ingresso per l'alimentatore. Nella base inferiore poi è anche presente un supporto con il quale si potrà inclinare leggermente il proiettore qualora fosse appoggiato su una base orizzontale, tipo un tavolo o una scrivania, che però personalmente io non ho mai utilizzato. E non l'ho mai utilizzato ragazzi perché, come potete vedere alle mie spalle, è dotato comunque del connettore, diciamo così, dell'ingresso per la vite dei treppiedi, quindi può essere posizionato su un treppiedi senza alcun problema, ed è una cosa molto più comoda secondo me. Ma parlando di materiali, sì, il proiettore è realizzato con ottimi materiali, un'ottima finitura, non possiamo dire lo stesso di lui. Questo è il telecomando del proiettore, un telecomando sul quale è integrato anche il tasto per accedere all'assistente Google, che si potrà controllare tramite Android TV, permette anche di gestire il fuoco manualmente tramite un piccolo switch che è qui in basso, che permette di cambiare la messa a fuoco sfruttando i tasti del volume. Però è un telecomando molto cheap, diciamo così, realizzato in plastica molto leggera. A me sinceramente non è proprio piaciuto, e devo dire che in effetti la cosa che mi è piaciuta ancora meno è che nella confezione non sono neanche presenti le batterie. Quindi qualora dobbiate acquistare questo proiettore portatile, beh, fatelo con la consapevolezza che quando vi arriva dovete essere pronti ad acquistare, o comunque dovete avere a disposizione delle batterie, altrimenti non lo potete utilizzare. Adesso parliamo di caratteristiche tecniche. Il telecomando, tra l'altro, si connette
connette al dispositivo tramite il Bluetooth, chiaramente, altrimenti non potrebbe funzionare il controllo vocale. E lo so, chiunque abbia dimestichezza con i proiettori e si è abituato alle performance, soprattutto di luminosità dei proiettori più grandi, non verrà sicuramente stupito dagli 800, anzi lumen di picco del XGMe Halo, però questo è un valore che va valutato in base al tipo di dispositivo che stiamo trattando, che in realtà è tra i più luminosi della sua categoria, perché gli altri proiettori portatili arrivano sui 400-600, anzi lumen massimo, i suoi 800 gli permettono di essere utilizzato anche in ambienti aperti e non totalmente bui, anche se quando si è in casa è sempre meglio chiudere la finestra. L'immagine è generata da un sistema DLP con una matrice da 0,33 pollici ed una risoluzione di proiezione massima Full HD, anche se è un prodotto che è in grado di visualizzare i video in 4K e Ultra HD. La lampada dovrebbe garantire circa 30.000 ore di utilizzo e la dimensione massima di proiezione è di 300 pollici. E sì, lo so, io ho scritto anche nel titolo, ma vi dico anche il perché. Prima che ve lo chiediate, ci si può giocare con questo giocattolino? Assolutamente, perché la sua natura DLP non solo è in grado di gestire meglio il motion blur rispetto agli LCD o ai proiettori che utilizzano cristalli liquidi di silicio, ma anche un tempo di latenza veramente bassissimo. Giocando, in realtà, io non ho avuto alcun problema. Ottimo il sistema audio, che è affidato a due speaker da 5 watt realizzati in collaborazione con Harman Kardon. Un po' meno però l'autonomia della batteria, che sarò molto schietto, con la luminosità massima non garantisce un'autonomia tale da potersi guardare un film intero senza problemi. L'azienda addirittura garantisce dalle 2 alle 4 ore di autonomia ed in effetti ci si può anche arrivare a queste performance, ma abbassando molto la luminosità. Insomma, se volete vedere un film al massimo della luminosità, lasciate perdere e collegate un cavo di alimentazione. Molto interessante anche il sistema di autofocus, che ha 10.000 punti, e io sinceramente l'ho trovato eccezionale, perché grazie ai sensori di movimento integrati, ogni volta che verrà spostato il proiettore automaticamente capirà che dovrà mettere al fuoco e dare il via alla procedura, che avviene in maniera molto veloce e precisa tramite una proiezione di un logo che chiaramente il dispositivo è in grado di riconoscere e che gli permetterà di scegliere la giusta distanza focale. E poi non finisce qui, perché data la presenza di Android TV, l'XGMe Halo è dotato anche di un processore ARM per intenderci, e una Logic T95X2 che ha 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna. E sia chiaro, non sono caratteristiche tecniche paragonabili a quelle degli smartphone, probabilmente neanche a quelle di fascia bassa, però per Android TV sono caratteristiche più che sufficienti. Io ho trovato questo piccolo proiettore molto più veloce, per esempio, della Xiaomi Mi TV o della TV Stick, sempre di Xiaomi, che hanno lo stesso sistema operativo alla stessa versione, e Android TV 9, ma che vanno un po' più lenti sulla TV e sullo stick di Xiaomi. Qui invece è tutto velocissimo. E adesso parliamo di qualità video, che vi dico, mi è piaciuta molto, anche se non è perfetta. Ma vi serve prima una premessa: quando si tratta di questi dispositivi, il mio consiglio è quello di evitare di proiettare le immagini sulle pareti o addirittura di utilizzare, che ne so, delle coperte o dei teli bianchi. Questo perché? Perché la luminosità massima di questi proiettori portatili non è altissima, non siamo ai 2000 lumen di un BenQ, per esempio, e quindi è meglio evitare quelle superfici, quei materiali che in realtà assorbono la luce senza rifletterla, o comunque riflettendone meno. Io utilizzo un telo che ho acquistato su Banggood, un telo di Blitzwolf che è anche avvolgibile, quindi è buono da portare in giro, ed è un telo, sì, ok, non è in fibra di vetro, né di quelli là super pro, però è un buon telo che secondo me è il giusto rapporto qualità-prezzo per questi dispositivi. Costa una 50ina di euro, è grande, 100 pollici se ricordo bene, 120 o giù di lì. Ma sia chiaro, potete proiettare su qualsiasi materiale. Tra l'altro, se avete pareti colorate, tramite le impostazioni dell'immagine di Android TV potete anche bilanciare il colore, insomma. Però per sfruttarlo al meglio, secondo me è sempre meglio utilizzare un buon telo. Ad ogni modo, la qualità video di questo proiettore è sorprendente, soprattutto se paragonata alle sue dimensioni molto compatte. Ok, non è a livello dei modelli più grandi, più risoluti e sicuramente meno compatti, ma tra i proiettori portatili l'Halo è sicuramente nella mia top 3. Guardando però l'immagine in un modo un po' più ravvicinato, si noterà una sorta di layer sul telo di proiezione, un layer opaco, non so come dirvi, questo dipende dalla tecnologia che è stata utilizzata per generare l'immagine proiettata, ma è una cosa veramente di poco conto, perché basta allontanarsi dalla parete o dal telo di qualche centimetro e scompare del tutto. La qualità Full HD è decisamente buona, anche grazie a delle ottime impostazioni di fabbrica che all'occorrenza, come vi dicevo, possono essere bilanciate tramite una sezione di Android TV, nella quale tra le altre cose si potrà anche modificare la correzione geometrica dell'immagine, che però, ricordiamo,
ricordiamolo, è di tipo digitale. E adesso parliamo delle cose divertenti. L'Halo è un proiettore Android TV, il che vuol dire che non è un semplice proiettore, ma è un proiettore smart. E chiunque abbia già visto o letto una delle mie recensioni circa le TV con Android TV già sa quanto io amo questo sistema operativo, perché la realtà dei fatti è che Android TV, se sfruttato con cognizione di causa, apre ad un mondo di possibilità. L'interfaccia grafica del proiettore è quella tipica del sistema operativo che, come vi ricordo, è aggiornato alla versione 9, e basti pensare alla possibilità di installare applicazioni come Plex, XBMC con tutti i suoi plugin, i giochi Android e le applicazioni di streaming. E proprio per quanto riguarda le applicazioni di streaming, dobbiamo venire a una delle poche note dolenti di questo dispositivo. L'Halo non è compatibile con Netflix, non ha la certificazione. Ho chiesto all'azienda, mi hanno detto che hanno chiesto a Netflix la certificazione e che quando la otterranno la integreranno negli dispositivi con un aggiornamento software, però fatto sta che ora come ora non si può utilizzare Netflix, si può comunque utilizzare in altri modi, ma ad ogni modo tutte le altre applicazioni di streaming come Disney Plus, Prime Video e quant'altro funzionano senza alcun problema. E poi non ci dimentichiamo tra l'altro che Android TV integra Chromecast, e poi tramite il Play Store è possibile installare un'applicazione che gli dà anche la possibilità di sfruttare AirPlay. Insomma, è un dispositivo veramente eccezionale dal punto di vista di dinamicità, e lo è anche perché, come vi ho anticipato, è possibile utilizzare la stragrande maggioranza delle applicazioni di cloud gaming. Personalmente utilizzo molto GeForce Now e le due applicazioni di Xbox e PlayStation, e lo faccio con i pad delle console, perché avendo il Bluetooth questo proiettore ha sia il Bluetooth che il Wi-Fi anche a 5 GHz, beh, posso utilizzarlo praticamente come una console portatile, il pad wireless, e tutto funziona veramente molto bene. Il prezzo di vendita dell'XG Mi Halo è di 799 euro su Amazon, però tramite il link che trovate in descrizione, come vi dicevo, potete accedere ad una promozione a tempo limitato che vi dà la possibilità di acquistarlo con un coupon che vi garantisce 80 euro di sconto, e a 719 euro diciamo che acquistate un prodotto che vale i soldi che costa. E sì, certo, non può garantire performance pari a prodotti più grandi, a prodotti non portatili, però tra i videoproiettori portatili è sicuramente tra i miei preferiti, anzi secondo me è il mio preferito, e lo è non solo per la luminosità di picco che è leggermente superiore rispetto a quella della media degli altri competitor, ma per la qualità dell'immagine che ho trovato migliore rispetto a quella dei competitor, e soprattutto per la presenza di Android TV che vi apre veramente le porte ad un mondo eccezionale. Se poi ci si mette il sistema di autofocus che è veramente preciso e molto veloce, e la luminosità che è veramente molto ridotta, parliamo di meno di 30 decibel, quindi è una rumorosità che non dà fastidio, è difficile non innamorarsi di questo dispositivo, infatti vorrei tanto non doverlo restituire, ragazzi. Però è vero che quelli di XGMI non solo avrebbero potuto trovare un nome più semplice da pronunciare, ma avrebbero potuto inserire nella confezione una borsa per il trasporto o quantomeno un coprilente. Perché? Perché nella confezione non escono, quindi è un proiettore portatile che bisognerà portare con sé, facendo attenzione insomma a tutte queste piccole cose. E questo è quanto, ragazzi, questo è l'Halo. Non so se avete notato, ma nella recensione non ho mai detto il nome dell'azienda, o l'ho detto poche volte perché non riesco proprio a pronunciarlo. Ad ogni modo, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, sono molto curioso di sapere il vostro parere, ragazzi. Non dimenticatevi di lasciarci un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella. Io sono Dario Colindo e ci vediamo al prossimo video su Jitsu.